Fiore, lei per la sua esperienza ne ha viste e vissute tante. Questo momento di recrudescenza d'odio sociale può sinceramente essere un grosso pericolo? Certo che lo è, perché purtroppo il vero dato è che ci sono dei sistemi di potere, in particolar modo mediatici, che hanno lanciato questa crociata contro di noi. C'è di più, ci sono settori della magistratura, e io ho lanciato un attacco forte sia alla magistratura di Palermo che a quella di Macerata per diversi motivi, che sembrano sembrano volere che questa società italiana vada verso una deriva di illegalità. In particolar modo sapete tutti che i magistrati di Palermo hanno scarcerato gli estremisti che hanno compiuto quella gravissima aggressione dopo 2 giorni, il che è uno scandalo. Di più, i magistrati hanno i nomi delle persone che hanno commesso gli attentati un anno fa nei confronti della nostra sezione del laboratorio di Ursino, la persona aggredita, e non hanno fatto nulla per arrestarli. Di più, nel momento in cui sappiamo che gli aggressori di Ursino coincidono con coloro che misero gli ordigni esplosivi un anno fa. Quindi questa si chiama non negligenza, questa si chiama collusione. La stessa cosa per Macerata, la magistratura di Macerata continua a mettere fuori nigeriani, spacciatori di droga, che vengono presi 2, 3, 4, 5 volte, prendono 4 mesi, 3 mesi, ma vengono scarcerati immediatamente. Hanno il foglio di via, ma circolano nella città di vicina. Questo è un modo disastroso di affrontare la criminalità ed è un modo pericolosissimo che può oltretutto creare delle manifestazioni di controviolenza che potrebbero essere, che ad esempio sono quelle avvenute su Macerata. E perché questa parte dello Stato concorrerebbe in collusione? Ma innanzitutto questa parte dello Stato purtroppo negli anni 70, io penso che gli avvocati qui presenti me confermeranno questo fatto, negli anni 70 ci fu una fortissima infiltrazione dell'estrema sinistra nella magistratura e purtroppo magistratura democratica, in questo momento che è il recipiente di questa vecchia infiltrazione, ha mantenuto quelle linee guida che sono le linee guida del 68 rimodulate, che puntano alla disgregazione, o meglio accettano la disgregazione della società. La criminalità extracomunitaria, come è affrontata dalla magistratura, non potrà che portare a un dissesto sociale violentissimo e fortissimo. E la stessa cosa chiaramente nel momento in cui i centri sociali faranno aggressioni come quella che hanno fatto negli ultimi giorni, il risultato sarà che si moltiplicheranno perché hanno il senso dell'impunità.